Il pensiero di Erich Fromm si colloca in una fase di snodo del pensiero del Novecento e attinge a diverse eh, radici per poter poi svilupparsi nel corso delle sue opere. Sicuramente, alla base eh, del pensiero di Fromm, vi è l'influenza che l'ebraismo ha esercitato nei suoi confronti. Inizialmente, Fromm vuole dedicarsi allo studio della religione e attinge soprattutto dalla cultura ebraica il tema dell'umanesimo. Ma se eh, la cultura ebraica è l'origine, sono le radici di Fromm, le ali che gli permettono poi di sviluppare la sua opera sono sostanzialmente due, la psicoanalisi e la sociologia di orientamento marxista. Rispetto alla psicoanalisi, eh, va detto che Fromm inizialmente ha un atteggiamento abbastanza devoto nei confronti di Freud ne legge assiduamente le prime opere e cerca soprattutto di eh, come dire, trovare dei campi di applicazione della nascente psicoanalisi nei diversi eh, fenomeni sociali emergenti in quel, in quel periodo storico. È solo successivamente che eh, Fromm si distanzia eh, da Freud da diversi punti di vista. Possiamo dire che a grandi linee vi sono due divergenze di fondo, sia teoriche sia tecniche analitiche. Sul piano teorico eh, Fromm nega l'importanza del complesso di Edipo come fattore centrale per la formazione dell'identità di un essere umano, dà molta importanza alla cultura materna e al matriarcato come elemento che, eh, a detta di Fromm, Permette eh, la nascita di una società meno alienante e più democratica, vi è sostanzialmente una presa di distanza nei confronti dell'idea che l'infanzia debba essere una sorta di momento traumatico nel momento della crescita, c'è sostanzialmente il grande eh, distanziamento, lo vedremo meglio più avanti, eh, rispetto a tridi della libido e soprattutto il rifiuto del dualismo pulsionale, pulsioni di vita e di morte, che sono centrali ovviamente nel pensiero freudiano. Fromm verrà accusato e additato da parte di molti psicoanalisti di essersi sempre occultato come analista. Cosa vuol dire? Vuol dire che pur avendo praticato analisi per decenni, di fatto Fromm non ha mai scritto nulla sulla tecnica analitica e quindi possiamo desumere l'atteggiamento di Fromm da eh, altre angolazioni. Sicuramente nel modo con cui Fromm concepisce la pratica clinica eh, è centrale un cambiamento di relazione che c'è tra eh, l'analizzato e l'analizzante. Eh, il modo con cui Fromm concepisce eh, l'analisi è una sorta di rapporto fraterno, di prossimità. Eh, possiamo dire che eh, Fromm prende le distanze dalle pulsioni e pensa l'analisi come una relazione, la relazione che eh, l'essere umano ha con il mondo, eh, con gli altri e quindi anche la relazione che si sviluppa tra eh, l'analista e il suo paziente. Se Fromm eh, dà una grande importanza alla società, questo non accade ovviamente nel pensiero di Freud e possiamo dire che l'uomo che eh, Freud pensa è un uomo sostanzialmente chiuso. Cosa vuol dire chiuso? Vuol dire che nel suo pensiero l'uomo è sostanzialmente autosufficiente e quindi solo secondariamente eh, si relaziona con gli altri per soddisfare i propri eh, bisogni pulsionali. Mentre invece nel pensiero di Fromm eh, l'essere umano è un essere aperto, aperto nel senso che fin da subito è sempre e continuamente socializzato. Quindi questo modo di intendere eh, l'essere umano eh, permette ovviamente a Fromm di inserire all'interno del suo pensiero la centralità della, della società e eh, questa centralità della società verrà poi realizzata soprattutto nel periodo in cui collabora alla scuola di Francoforte.